Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e bentornati su Grounded. Oggi miglioriamo la nostra base con tante nuove strutture. Poi ci travestiamo da formica e rubiamo delle uova per poterci craftare delle potentissime bombe. Infine, tutti a caccia di ragni per poter poi costruire il nuovo e potente arco e ci proviamo addirittura l'armatura delle api. Buona visione! Allora, l'altro giorno mi è capitato fra i video consigliati il video di uno youtuber americano che stava giocando a Grounded e lui non ha fatto una casetta del manga come il Dolon Gamer, no. Lui ha passato 20-30 ore a disboscato tutta la zona circostante e si è costruito un intero gigantesco castello. Ora, quello youtuber è completamente fuori di testa. Ma mi sono accorto che effettivamente mi mancano alcune parti per costruire la nostra base. Lui aveva delle pareti triangolari, delle pareti fatte in legno e mi è venuto un dubbio esistenziale. Vuoi vedere che con gli ultimi aggiornamenti gli sviluppatori hanno sì introdotto nuove parti, ma per sbloccarle devi nuovamente ricercare le materie di base all'analizzatore. Vediamo un po' se la mia teoria è corretta e la risposta è sì. Guarda, porca di quelli per porca, perché io ste cose le vengo a scoprire sempre dopo. Allora, con questo abbiamo sbloccato finalmente i muri triangolari e mi ha dato anche un pochettino di punti scienza. E presumo che tutto il set di pareti in legno ce lo sblocchiamo, guarda, con la tavola in legno. Quindi possiamo farci una porta rinforzata, un muro in legno e una finestrella in legno. Ma dai, ma saranno molto più resistenti di quelle di base che mi ritrovo io. Inoltre sto facendo anche diverse quest in modo tale da arrivare a 5000 punti scienza e sbloccare le pareti rinforzate, i muri di confine e molto altro. Come compito di base mi chiedevano di ricercare nuovamente la testa delle formiche che abbiamo già fatto gli scorsi episodi. Oh, e mi ha dato almeno 100 punti scienza. Poi devo far fuori, mi pare, 2-3 coccinelle. E c'è anche una zona che dobbiamo cercare, che è un ramo della quercia, la nota gigantesca quercia, che è caduto e credo di sapere dove si trovi. Ma bando alle ciance, facciamo una scorta incredibile di bastoncini e vediamo di testare le nuove pareti. Allora buttami giù per adesso la finestra di casa, ci sono risorse che volano in qualunque direzione, e me la sostituisci con una finestrella per l'appunto posseduta dal demonio. No, finestra, gioco, datti una calmata. E che cocchio, 5 secondi di pace, mi richiede due bastoncini e ui la la, ha un aspetto molto più serio, cioè ci sono degli spifferi assurdi, ma vabbè, non ci sono problemi. Ok, ora voglio vedere quando le coccinelle mi attaccano casa se riescono a buttare giù le pareti con un paio di colpi. Possiamo rimpiazzare in teoria anche le pareti standard con una parete fatta interamente in resistentissimi bastoncini. E ovviamente non si aggancia. Perché, gioco? Perché tu la mia parete non la vuoi agganciare? Perché sei fetente nell'animo? Commetto quello che volete che devo distruggere la mia costosissima poltrona? Aspetta che dopo me la ricrafto con calma. E vedrai che adesso la parete la mette. Ma guarda un po', Dolon Gamer c'ha il sesto senso. No, conosco i videogiochi che sono bastardi dentro. Ok, mi sta diventando una casetta molto più seria. Infine possiamo abbattere la porta di casa e rimpiazzarla con una porta, un'altra posseduta al demonio. Perché adesso tu non ti piazzi? Ok, non so come ce l'ho fatta ad agganciarla e l'ho anche costruita. Ha un aspetto decisamente, beh, molto più resistente rispetto a prima. Di sicuro tutte le pareti del piano terra le dovremo sostituire. Fammi vedere se finalmente, oh, riesco anche a costruirmi il muro triangolare. Ok, uno lì e uno di là, perfetto, ogni parete mi richiede semplicemente due tavole d'erba e voilà! Oh, vuoi vedere che finalmente riesco a costruirmi anche il resto del tetto? Perché porco cane, nei videogiochi io non riesco mai ad avere vita facile, devo sempre tirare una marea di porchi. Ok, vediamo di preparare il resto del tetto, semplice semplice, mi servirà tanta erba. Aspetta, aspetta che mi stavo procurando qualche tavola d'erba e chi ti incontro? Una coccinella. Tanto vale che iniziamo a legnarle come non ci fosse un domani, visto che ne dobbiamo far fuori terreno. No, stia buona, non si incocchi. Si è incocchiata, si è incocchiata giusto un attimino. Ciccio, quando vuoi stunnarla non mi arrabbio. Perfetto, ancora un paio di colpi. Oh, primo omicidio della giornata. Ok, con queste due tavole il tetto finalmente è finito. Va che spettacolo. Mettiamo giusto un paio di pareti triangolari. Peraltro, se notate bene, quando io la piazzo il muro sotto si adatta e si abbassa. Per fortuna, perché effettivamente non so come mettere le pareti più basse direttamente qua. Vediamo un po' se è fattibile. Ah no, a quanto pare le pareti spuntano comunque oltre il tetto. Vabbè, è un gioco in accesso anticipato, è normale che ci sia qualche rogna. Oh beh, l'importante è che comunque siamo riusciti anche a terminare la costruzione del piano superiore. Oh, adesso siamo completamente protetti dalle intemperie, anche se non piove mai, ma vabbè, dettagli.
Allora, dato che cominciamo ad avere un bel po' di armature, volevo anche craftarmi una serie di stand tutti lungo quella parete, in modo tale da poterle recuperare all'occorrenza. Per adesso ne abbiamo solo uno qua con l'armatura fatta con le ghiande, che ci ha servito fedelmente in passato, quindi direi di spostare tutto da quest'altra parte. Mi richiederà un bel po' di argilla, ma non è un problema, ne mettiamo uno qui, un altro qua. Devo anche ricraftarmi, quest'oggi, la cara buona vecchia armatura con di formica, perché dobbiamo raggiungere, se ho capito bene, un formicaio che si trova da questa parte per procurarci le uova della formica, che ci serviranno peraltro per craftarci le bombe. Non chiedetemi perché con le uova della formica, ma non ci sono problemi. Perfetto, mi sono procurato anche il resto delle risorse e voilà, i nostri stand sono pronti per l'utilizzo. Ci metto già la cara buona vecchia armatura di coccinella che ci ha servito tanto bene nelle scorse puntate. Perfetto, guardatela quanto non è bella. Sapete bene che per adesso noi abbiamo l'armatura fatta con le parti di ragno. Mi avete detto che nel suddetto formicaio c'è anche l'armatura fatta con le api, che per adesso non c'è nel gioco, ma è quello l'unico modo per ottenerla. Aspetta un attimo, abbiamo delle paretonze vuote, ora che ci penso. Possiamo appendere qualche altra testa putrescente e puzzolente dei vari insetti a cui abbiamo dato la caccia. Abbiamo già messo la formica soldato, ma mai effettivamente quella di base è piccolino. Toh, magari mettimelo per adesso qua in angolo e voilà, abbiamo anche la tenera docile formichina normale. Ma la cosa si fa anche più interessante. Se recupero delle parti dei ragni e anche le parti di quegli insetti che avevano quello strano fungo che abbiamo visto nello scorso episodio, quelli che si facevano esplodere, ci possiamo craftare la testa del suddetto insetto. Ok, è piccolina, mettimela da quest'altra parte. Sì, è chiaramente lui! Con gli occhi tutti svarionati. È una grandissima idea mettere un fungo che a quanto pare ti fa impazzire. Potrebbe essere il Cordyceps di The Last of Us. E anche appendere la testa del ragno, che non so perché gira al contrario, ma vabbè. Ma vabbè, dettagli, mettimela da quest'altra parte. Che brutta. Che poi son pirla pure io, cioè io sono anche aracnofobico. Immaginati se ti alzi la notte per andare a fare la pipì o a prendere un bicchiere d'acqua, ti giri e ti ritrovi quella roba che ti guarda. Ok, non ha gli occhietti rossi, però mi inquieta parecchio. Cos'è sto casino fuori? Oh, buongiorno, altra coccinella! Vai di secondo omicidio della giornata, mi servono i punti scienza. Non so perché il robot mi chieda di uccidere le poveri insetti, ma vabbè, dettagli. Aspetta, 5 secondi si è triggerata male. Ora che ci penso, ho sbloccato la possibilità di craftarmi, aspetta che mi faccio prendere dalla coccinella, anche l'arco di secondo livello, però mi servono le fauci del ragno, quindi appena possibile. Aspetta, la facciamo fuori normalmente. Ah, adesso muorici creatura immonda. Dicevo, mi serviranno le fauci del ragno, quindi appena possibile vedo di andarmela a procurare. Ovviamente è il ragno lupo, non un ragno normale. Allora, stavo mettendo della carne ad essiccare e mi sono accorto che qualche animaletto bastardo, sì, perché non la vedo da nessuna parte, si è mangiato parte della mia carne essiccata. Ma mi prendete in giro? Ma per davvero? Ma devo mettere le trappole ovunque? Allora, ormai è sera. Porco cane, vedo anche un ragno laggiù, teniamoci pronti. E volevo cercare di salire sul ramo caduto della quercia. Sì, aspetta, provo a passare da qua. Ma la vedo. Oh, ce l'ho fatta! Oh, ce l'ho fatta, perfetto. Recuperami anche un pochettino di linfa e pieno zeppo di acari. Oh, ci sono due rametti, su quale salgo? Anghingo, da quale rametto io cadrò? Ok, da questa parte, intanto ci sono gli acari che mi stanno mangiando il chiurlo. Guarda quanto cavolo sto salendo. Dimmi che è questo, dimmi che è questo. Come non era questo gioco? Mi sento preso profondamente in... Ah, era l'altro lato. Ok, era semplicemente l'altro lato. Ma dimmi te se uno si deve quasi ammazzare per 100 miseri punti scienza. No, no, mi manca una fogliolina. Mi manca una fogliolina del trifoglio. Aspetta che torno giù. Ma porca di quella super mega porca. Perfetto, questa volta abbiamo tutto. Yay, 100 punti scienza che mi hanno praticamente cambiato la vita. Allora, vediamo di andare di sotto. Do per fortuna che avevo ancora il dente di leone, se no ci sarei morto male. Bisogna stare attenti perché pian pianino che planate cala anche la stamina. Se finisce la stamina voi volate di sotto e ci morite male male. Sì, dobbiamo tornare a casa. Oi, oi, buona formica guerriero, non t'ho fatto niente. Porco cane, parato giusto in tempo. Guarda, devo comunque fare l'armatura per poter entrare nel loro nido. Quindi mi servivano un po' di parti. Devo dire che sta casa mi sta piacendo un sacco. C'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Aspetta che intanto piazzo un'altra lampada, sennò qua la sera non si vede praticamente nulla. Allora, tanto che ci siamo, vediamo di craftarci la cara buona vecchia armatura di formica. Abbiamo l'elmetto, le gambine e mi servono delle cose acide che dovrei avere da qualche parte. Dimmi, no, queste sono parti di ragno, altre parti di ragno. Acid gland, ecco qui.
Ah, pian pianino sto finendo tutte le mie care buone vecchie scorte. Senti, mettimi un'altra lampada direttamente dietro le armature, così riesco a vedere quello che sto facendo. Direi allora per adesso di spostare la nostra armatura del ragno, che per oggi non ci serve più, che ammettiamolo è anche abbastanza inquietante. E visto il viaggio che ci attende domani, per adesso rimettiamoci, anche se non ci protegge niente, quindi dovremmo stare molto attenti, la vecchia armatura delle formiche. Dato che entriamo nel formicaio sarà pieno zeppo di formiche guerriero, in teoria se mi traverso da formica non dovrebbero attaccarmi e quindi potremo visitare il formicaio senza nessun problema. Sperembe, anzi aspetta, prevenire è meglio che curare. Vediamo di craftarci bende come non ci fosse un domani, che peggiora delle ipotesi, le legno tutte. Perfetto, è l'alba di nuovo giorno e siamo quasi pronti a partire. Volevo vedere quanto ci riempie la carne che abbiamo essiccato. Ci dovrebbe far perdere tuttavia un pochettino di liquidi. Vediamo un po' con un morso. Ci riempie completamente la barretta. Non è un gran problema perché possiamo tranquillamente dissetarci qua. Scusi signore, la posso aiutare? La vedo un attimino inquieto. Non so perché quando salgono su un oggetto. Vabbè, ma quanti siete? Poi si buggano. Ma che ecco perché tutta l'altra che sentivo. Ma moriteci male. Aspetta, faccio fuori anche questo qua. Pongo fine alle sue sofferenze e alle mie sofferenze uditive. E dovrei poter mettere un altro po' di carne qua ad essiccare prima che sia troppo tardi. Ok, ho trovato delle formiche guerriero. Normalmente ci dovrebbero attaccare, ma ci ignorano. Ci ignorano completamente. Perfetto, dovremmo essere anche vicini al loro formicaio. Non ci credo mai che questa tattica abbia funzionato. Ok, dall'aspetto direi che questo è un gigantesco formicaio. Allora, vediamo di accendere la torcia, altrimenti non vedremo niente. Il problema è che non posso usare il mio mazzuolo alla menta perché mi usa due mani. So che qualcuno si è lamentato, ma non accendi la torcia. O accendo la torcia o mi difendo, una delle due. Le armi a una mano ovviamente fanno molti meno danni, ok? Per adesso la zona è relativamente tranquilla. Qualche formichina buggata, ma sembra che mi stiano lasciando stare. Ok, se non avessi l'armatura probabilmente avrei dovuto combattere contro tutte queste formiche, che non sono animali molto intelligenti, per mia fortuna. Salve, buongiorno, scusate, sto cercando delle uova di formica. Dove cavolo tengono le uova? Non so se troverò anche la formica regina, ma mi pare che nel gioco per adesso non ci sia. Dove cavolo avete quelle uova? Aspetta, probabilmente saranno nascoste in qualche anfratto anale. No, ho trovato un teschio di qualcuno morto male, poverino. E aspetta, questa è l'armatura delle api che stiamo cercando, ma è solamente la maschera. Meglio che nulla, per adesso me la porto via e aspetto un secondo che posso anche recuperare un pochettino di quarzite che mi serve a riparare le mie armi. Approfittiamone, tanto che siamo qua sotto. Ok, col nuovo martello riesco a distruggere le varie parti con molti meno colpi. Giorno 28, sono passate 4 settimane da quando sono entrato nel formicaio. Ho la vaga impressione di essermi perso. Oh no, non mi metto a chiedere indicazioni alla gente del luogo. Porco cane, c'è anche un buco incredibile. Ok, questa zona ha un aspetto un attimino differente, ma ancora niente uova. E che cocchio. Aspetta un attimo, vedo un altro scheletro. Oh, perfetto, abbiamo trovato anche le gambine. Però mi sembra strano che ci siano così tante formiche guerriero proprio in questa zona. E guardale qua. Eccole, le uova delle formiche. Non vi arrabbiate, va tutto bene. Perfetto, sembra che si stiano arrabbiando. Ne abbiamo trovate ben 3. Ottimo. No, per un secondo credevo mi mordesse. Mi sono preso uno spavento assurdo. Proviamo a guardare anche qua sotto, magari trovo qualcos'altro. Oh, aspetta, questo non è un chip di Burglar, il bot? Oh, perfetto, abbiamo trovato un altro chip che ci sbloccherà qualche altro progetto. E mi sa che questa è l'ultima parte che ci serve dell'armatura. Devo droppare però qualcosa. Oh no, sono in un'altra zona del formicaio e non so dove sia l'uscita. Ok, senti, punta in un'unica direzione dell'on gamer, entro 2-3 ore dovresti riuscire ad andartene. No, mi sono chiaramente perso la vaga impressione di essere già passato da questa parte. Però aspetta, altre 2 uova di formica. Però 2 cartelli li potevate anche mettere. Come fanno le formiche a capire dove vuoi andare? Ok, in teoria se continuo da questa parte dovrei raggiungere l'uscita del formicaio. Oh, ho riconosciuto alcuni elementi ambientali. Yay, giusto in tempo perché la mia torcia stava per finire. Ok, ora possiamo tranquillamente ritornare a casa perché ho l'armatura a schifo e qualunque insetto mi potrebbe pappare in un sol boccone. Sì, però son pirla pure io, continuo ad andare in giro con l'armatura della formica quando ho appena ottenuto l'armatura delle api. A questo punto vediamo di indossarla. L'ultima parte credo sia questa. Uila, serissima peraltro.
e ci dà praticamente una boost allo sprint, quindi dovremmo probabilmente correre molto più a lungo. Ah no, la barra della stamina si scarica molto più lentamente. Mentre invece con l'armatura del ragno eravamo più veloci, con questa la stamina è praticamente infinita. Oh, molto pratica, non c'è che dire. Tuttavia presumo che la nostra armatura del ragno abbia un livello di difesa considerevolmente maggiore. Allora, depositiamo qua per adesso, in caso ci serva in futuro, la nostra armatura delle formiche. Ma che ci stiamo facendo una bella collezione, eh? Dopo vedo di spostare casomai anche questa. Ce ne sono un bel po' nel gioco. Per adesso, ma sì, possiamo andare in giro anche con questa. Vedo l'erba che si muove. Ti prego, dimmi che non è un ragno. No, è una coccinella! Piccolina, vieni a giocare con me! Allora, tatticone della vita, io resto fermo su questo bastone e nel frattempo attacco la coccinella dalla distanza. Salve, signora, mi sta ignorando completamente. Adesso si è triggerata male. E che cocchio. Buona, stai buona, non ti triggerare male, andrà tutto bene. Oh, 300, beh, che schifo. Altri 300 punti scienza, siamo arrivati a 5. Guarda, siamo quasi arrivati a 5000. Porca di quelli per porca, manca davvero pochissimo. Allora, se vogliamo craftarci il prossimo arco, devo andare ad affrontare ovviamente il ragno leone. Eh sì, il ragno lupo. Allora, facciamo una bella cosa. Carina l'armatura dell'ape, ma io mi porto via l'armatura della coccinella, che credo sia quella con il maggior tasso di difesa. E noto adesso che l'armatura è stata danneggiata parecchio nelle scorse battaglie. In teoria dovremmo poterci craftare la supercolla, che ci permetterà quindi di riparare la nostra armatura. Tuttavia mi richiederà una grande quantità di pelle ricavata dalle bacche. E se ho visto bene, anche le ragnatele, non chiedetemi perché. Vabbè, voglio dire, presumo farà da collante. Ne possiamo craftare per adesso un pochettino di unità. Ottimo. Pertanto, ora se clicco sulla nostra armatura posso fare ripara e potete vedere che mi richiederà una delle due unità di colla. Vediamo un po', presumo che maggiore è il danno. No, no, uno per riparare praticamente tutto. Quasi mi dimenticavo che finalmente possiamo anche craftarci le bombe, che ci richiedono l'uovo delle formiche, dell'erba secca e i funghi, quelli strani che abbiamo trovato sugli animali lo scorso episodio. Tre bombe ce le possiamo portar via senza nessun problema. Devo anche ricercare alcuni degli oggetti che abbiamo trovato quest'oggi. Vediamo un po' se analizzando l'uovo della formica ci dà qualche nuovo progetto. La bomba che si attiva quando ci passi sopra. Come l'hai capito da un uovo di formica, ragazzo mio? Ma ho bei dettagli. Vabbè, Belon, se vuoi trovare un ragno, vai nella tana di un ragno. Ok, lanciamogli un po' di bombe preventivamente. Tante bombe, perfetto, un po' dovrebbe averle sentite. E neanche troppe però, eh. Oi, oi, e salve signore. Ok, gli abbiamo tolto un terzo della vita. Ciccio, curati un attimino che sto cavolo di ragno mi fa un senso incredibile. No, mancato due volte. Ok, ho dovuto ricaricare la partita un paio di volte perché potete immaginare che il fettentone mi sia riuscito ad uccidere. Ok, ok, vai, 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 un altro colpo, ok, ok. Oh, mi sono caccato decisamente troppo, continua a spararti i medikit in vena. Aspetta che sicuramente dove c'è un ragno, ce ne sono altri. Ok, ho ottenuto quello che mi serviva. Andiamocene via che mi crafto tranquillamente il mio bellissimo arco. Base, dolce base, finalmente sono rientrato. Mi sono anche accorto che posso craftarmi la gomma. Mi servono tuttavia delle parti acide e in teoria se mettiamo qua dentro il tutto ce l'avevo da una vita la gomma, ma non l'avevo mai craftata. Perfetto, questa la dobbiamo ricercare assolutamente. Invece per l'arco degli insetti mi servono effettivamente le due cose lì del ragno schifose, orribili, e due parti di ragno. Aspetta che io ho usato tanti ragni, ma ne abbiamo ancora. Ne abbiamo ancora, non è un problema. E il Delon Gamer disse: mi si è craftato finalmente un arco serio, più serio, che andrà ovviamente a sostituire quella chiavica che avevamo prima. Oh, parliamone. Questa è nuova? C'è un insetto morto affogato dentro una goccia di succo. Scusa, se io mi bevo la goccia. Ma come? Ma dai, ma che tristezza, ma che morte orribile, voglio dire. Nel frattempo, se ho visto bene, dovremmo aver superato i 5000 punti scienza, quindi devo tornare dal nostro amico robotico domani mattina. Vediamo un po', volevo ricercare la gomma. Gomma, buongiorno. Dov'è? È sparita la gomma, ce l'avevo fino a un secondo fa. Non l'ho mangiata, giuro. Ah, non c'è bisogno di ricercarla. Perfetto, io che speravo di sbloccare nuove ricette. Aspetta, c'è un progetto nuovo. Ho sbloccato il trampolino. Per davvero? Sì, posso costruire un trampolino all'occorrenza. Aspetta che faccio una prova. Direttamente qua. Olle. Questo probabilmente è utilissimo per raggiungere zone un attimino altine, come ad esempio i rami o altro. Aspetta un secondo, vediamo un po'. E vabbè, con quanto salto non me lo dici.
Perché sto coso non l'ho scoperto prima? La gomma era lì da 8026 episodi. Mi sarei potuto semplificare considerevolmente la vita. Ma no, ma dai. Porco cane, è praticamente sera, ma nel frattempo ho preferito comunque raggiungere il laboratorio. E nessun ragno mi ha aggredito una volta tanto. Avete visto che mi sono capitate cose brutte davanti a sto laboratorio. Signor Robot, da quanto tempo, che piacere rivederla. Nel frattempo è respawnato anche il chip di base. Non si sa perché ha questi bug. Ciccio, ho un nuovo chip. Ficcatelo direttamente nella porta USB. Guarda lui com'è contento. E voilà, ok, quindi dovremmo aver sbloccato nuovi progetti, vediamo un po'. Ci sono tanti nuovi progetti, c'è un miglioramento per la benda che riduce il costo di stamina degli attacchi. Possiamo migliorare la nostra benda? Oh mio Dio, questo assolutamente ci richiederà quindi meno ingredienti. Ah, speravo che ci curasse un po' di più. Possiamo potenziare la nostra borraccia in modo tale che contenga decisamente molto più liquido. Sì, ma sti progetti hanno dei costi assurdi, ma mi prendi in giro. Vabbè, non importa. Oppure, che è quello che mi interessava, possiamo sbloccare la versione fortificata di alcune delle nostre strutture. Possiamo costruire delle palizzate che saranno quindi i muri di confini della nostra base, le porte delle palizzate e molto altro. Prenditi tutti i miei punti scienza, maledetto robot psicopatico. Io l'ho detto che te sei psicopatico. Mi ha dato nuovi lavori. Praticamente devo uccidere 5 weevil, che sono quelli che si lamentano e hanno il naso lungo, e 10 formiche standard. Proprio la tristezza mi dai. Ma vabbè, dettagli, non importa. Comunque sì, Ciccio, te non sei normale, eh? Sei un robot sadico e bastardo. Perfetto, nel frattempo è l'alba di un nuovo giorno. Io ho dormito all'addiaccio. Buongiorno signore. C'è un moscerino morto male in parte dove ho dormito io. Ok, che ho fatto due scuregge stanotte, ma non pensavo fossero così letali. Allora, direi che è giunto il momento di testarci il nostro nuovo arco. Ok, mi sono anche ripristinato un po' di fame e un po' di sete. Ciao formichina, ti devi levare però. Ho detto che ti devi levare. Aia, si è triggerata male. Ok, con tre colpi possiamo far fuori le formichine. Perfetto, era anche comunque il nostro obiettivo secondario. Dovremmo testarlo contro un ragno, ovviamente, che mi serve un punto sopraelevato. Ok, questo lo definirei abbastanza sopraelevato. Guarda che fugge. Guarda che fugge il bastardone. No, in realtà sta cercando un modo per raggiungermi. E che ce ne sono tanti. Porca boia, ne avevo anche uno alle spalle. Proviamo ad attaccarlo. Non ha modo di raggiungerci, pertanto ne approfitto senza un minimo di rispetto. Oddio, facciamo, penso, il doppio di danni rispetto a prima. Aspetta che non finisco in bocca all'alto, c'ho una paura. No, 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 non sparare. Non sparare, maledetto, che se mi blocchi poi qua è finita. Aspetta, magari riprendiamo l'arma normale, altrimenti non mi posso difendere. Beh, potete vedere che gli ho praticamente tolto metà. Ah, sei ancora morto della vita. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Pep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 e. Cinque secondi di pace. Oh, è quello che ho ferito prima. È quello che ho ferito prima. Doppio Orb Weaver quest'oggi. Scusate, sono bloccato male in mezzo agli schifi. Ok, il nuovo arco funziona. Levati, Ciccio. Funziona anche troppo bene. Aspetta, sta arrivando anche il terzo Orb Weaver. No, no, anche troppi omicidi di ragni per quest'oggi. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Anche perché sono in partita da ormai 3 ore e mezza. Casomai nella prossima puntata vedremo di testare le nuove pareti, le nuove mura che abbiamo sbloccato. Non c'è molto altro che abbiamo ancora da vedere prima del prossimo aggiornamento, che dovrebbe comunque avvenire nei prossimi giorni. Quindi vedrò se far subito l'episodio oppure attendere l'aggiornamento. Ragazzi, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche suggerimento. E buongiorno. Beh, scusi, io l'ho lasciata qui 8026 episodi e uno di linfa, di resina. Aspetta, vediamo un po'. Anche qua uno. Non è una struttura progettata tanto bene, Dicevo, se avete qualche suggerimento, consiglio o altro, fatemelo ovviamente sapere nei commenti. Al momento non ho nessuno interessato a farci una partita in multiplayer. E porco cane, quante ghiande sono spawnate. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!